rabbia e rassegnazione. Queste le reazioni dei bassanesi sul caro benzina che sta portando il costo dei carburanti alle stelle, con gli ultimi rialzi che hanno visto gli automobilisti costretti a pagare un litro di benzina anche oltre 2 euro. Per i bassanesi i rialzi sembrano studiati apposta per pescare denaro nelle tasche dei cittadini, ma rimetterci sono sempre quelli meno abbienti o le famiglie già soffocate da mille sacrifici. Ma guardi, comandano loro, quindi io uso la macchina per lavoro, quindi devo usarla lo stesso, quindi tanto comandano loro. Ah, va benissimo, no? Beh, no, si sanno, aumentano e soprattutto adesso durante le vacanze è una cosa risaputa o durante il weekend. Nessuno è d'accordo, però non si può fare niente. Ingiustificati, sono giustificati perché il petrolio più o meno è sempre quello, però aumentano perché vedono la richiesta di gasolio, di benzina e logicamente approfittano. Sul caro benzina, che è quella di ogni anno, ad agosto aumentano sempre i prezzi e tira per una cosa o tira per l'altra a fine sempre i consumatori. I poveri consumatori, perché uno che prende tanti soldi, la benzina che vada a 1,80 euro, vada a 2,2, non gli interessa assolutamente niente. Quindi solo cose, solo promesse che ci sono da 20 anni. E alla fine voi ci intervistate, voi fate il vostro lavoro, noi diciamo sempre le solite cose e le cose restano così. Comunque c'è ancora qualcuno che si salva. Beh, in realtà io ho una macchina a metano, quindi permango con la macchina a metano perché veramente è un po' esagerato il prezzo della benzina attualmente, quindi mi tengo la mia vecchia carretta.